Allora, raga, come potete ben vedere, da piccola non sono stata trattata molto bene dalle persone, no? Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere. Ed io ero convinta di meritarmelo. Fin quando poi ho iniziato a scrivere, ho iniziato a credere tantissimo in me stessa. E adesso sono una figa. È vero, no? Per me le medie sono state un incubo. Quando avevo 12 anni ero una bambina come tante altre. Ero un po' impacciata, un po'... Le mie scuole medie sono state bellissime. Volevo sempre solo giocare a calcio, tutto il giorno, tutti i giorni. Le mie scuole medie sono state... un po' così. Lì proprio sbocciò la mia passione per i videogiochi. Però non avevo nessuno con cui condividerla, perché venivo sempre emarginato. Le medie. Oggi sono arrivata in questa scuola con l'idea che sarebbero usciti dei ragazzini dalle medie e avrei sentito parlare loro della loro scuola, della loro esperienza, della loro emotività. E voi ne parlate con i vostri genitori quando siete tristi? No. Sì. Mai? Io mai. No, io sì. Io meno. Perché mai? Perché onestamente, cioè, non mi piace parlare di ste cose. Cioè, preferisci tenerle per te o ne parli con gli amici? Magari con gli amici. Qual è il bello di essere innamorati? Come ti senti? Sono felice. Con lei posso parlare un po' di più. Oggi, allora, tutto bene? Siete contenti? Ora mi devi dire come ti senti ad andare a scuola. Boh, succede tutto di più. Il mio compagno mi ha criticato perché come camminavo e da quel giorno ho paura che quando cammino gli altri non. Ma secondo te chi è che sbaglia? Lui a giudicarti oppure tu a camminare? E certo. Un bullo nella tua scuola, come ti sei sentito? Arrabbiato. Arrabbiato? E ferito. Prendevano in giro per il peso. Le prime volte mi mettevo a piangere, mi sentivo proprio insicuro di me stesso, poi ho cominciato a fregarmene. Non me ne frega più. Scusate, per questa cosa mi spezzo. Pensa che a me un insegnante mi ha detto che non potevo vivere di calcio, e invece, vedi, sono diventato calciatore, quindi credi solo nei tuoi sogni. Mi rifugio, diciamo, molto nella musica, nei concerti. Cioè, con i concerti mi rendono veramente felice. E quindi niente. Che carino. Uno, due, tre. Fuori le bambine!